dalla cui scuola è poi nato il Cognitive Behavioral Therapy negli anni 70, cioè solo 1500 anni di livelli di distanza, spiega... Non sono mai stato buono in matematica, questo qui mi faceva sempre utilizzare la ragione per esaminare le credenze. Allora, questa è una scuola interessante di pensiero, è la scuola che dice: con la ragione, con la nostra testa, possiamo esaminare le credenze, possiamo cambiarle utilizzando la ragione, le nostre emozioni cambieranno, creare nuove attitudini, abitudini di pensiero, percezione ed azione. Questa scuola qui è stata spinta in avanti dall'esercito americano, per esempio, e poi la